50 anni di attività in Toscana per lo stabilimento Whirlpool EMEA di Siena, dove per l'occasione si è recato in visita il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, accompagnato dal sindaco di Siena Bruno Valentini. Un anniversario celebrato con l'inaugurazione di una nuova linea produttiva di alta gamma che farà uscire dalla fabbrica senese 15.000 nuovi frigoriferi Iconic Fridge KitchenAid all'anno, destinati ai mercati EMEA, cioè Europa, Medio Oriente e Africa. Mezzo secolo che, ha detto Rossi, dimostra l'importanza strategica del manifatturiero in Toscana e che solo per quanto riguarda la fabbrica senese genera un indotto da 7 milioni all'anno. Noi abbiamo supportato questa multinazionale e abbiamo, credo, contribuito anche ai successi come Regione Toscana che oggi giustamente celebriamo. Abbiamo sostenuto i progetti di ricerca e innovazione per qualcosa come 5 milioni di euro di fondi europei. Questo ha consentito anche di innovare, di migliorare la qualità del prodotto. La Regione, ha ricordato Rossi, ha sostenuto la fabbrica senese con il protocollo d'intesa del 2011 a salvaguardia dell'occupazione attraverso un contratto di solidarietà. Ora lo stabilimento, specializzato in congelatori orizzontali, macchine da ghiaccio e frigoriferi monoporta, occupa più di 400 lavoratori per una produzione di oltre 400.000 pezzi all'anno e la Toscana, è stato ricordato nel corso della visita, rappresenta un territorio strategico. La Toscana rappresenta un territorio importante non soltanto perché c'è lo stabilimento di Siena, e ricordo che la piattaforma dei congelatori orizzontali che viene fatta solo qui, per tutta l'Europa, Medio Oriente e Africa. È importante anche per la presenza di un indotto, che è abbastanza significativo, che si aggiunge chiaramente alla presenza del nostro stabilimento. È importante per la presenza poi anche di istituzioni che ci hanno accompagnato comunque anche nel corso degli anni. È importante per la presenza di centri di ricerca e anche di piccole e medie imprese con cui collaboriamo. Una collaborazione che punta a fare innovazione, quella su cui la Toscana punta per il proprio futuro.